Purtroppo questo risultato ci ha un po' penalizzato per il tipo di gara che abbiamo affrontato, però si va avanti, abbiamo altre partite davanti. Purtroppo sì, hanno fatto il loro gioco che, come la vedo io nella mia filosofia di calcio, non è il calcio che mi piace a me, perché è stato un calcio dove si è giocato 20 minuti nel primo tempo, perché tra palle buttate, tempi persi, metri rubati, è stata una partita poca da parte loro. Noi abbiamo espresso tanto, creato tanto. Purtroppo non abbiamo concluso quello che abbiamo creato. Psicologicamente è impossibile che cadiamo, perché abbiamo la consapevolezza dei nostri mezzi, perché abbiamo fatto una gara importante, a parte il risultato, ma è stata una gara di personalità, perché il controllo del gioco era nelle nostre mani. Uscivamo palla al piede, palla a terra, loro buttavano la palla avanti, correvano. Quindi psicologicamente secondo me siamo sereni e pensiamo al nostro obiettivo, che è la salvezza. Non possiamo avere cali. Oggi volevamo dare un po' di continuità, volevamo vincere una partita importante anche per toglierci un po' dalle zone calde e purtroppo, però, come hai detto tu, non ci siamo riusciti. Il dato di fatto è che volevamo vincere, ci tenevamo a vincere, abbiamo provato a fare quello che ci eravamo messi in testa di fare, ma non si è riusciti. Non è stata una partita sporca o brutta, cioè è stata, non so se si può definire una partita, cioè io direi, per usare parole consone a un'intervista, antisportiva, ecco, un modo di interpretare una partita antisportiva, perché è iniziato dal primo minuto del primo tempo. Penso che avremmo giocato 25 minuti a tempo su 90, sono pochi, e loro hanno deciso di fare così, e c'è qualcuno che gliel'ha permesso. E noi a tratti siamo andati un po' dietro loro, però vi posso assicurare che non è facile rimanere lucidi e non innervosirsi con certi tipi di atteggiamenti. Siamo stati anche abbastanza bravi a cercare di giocare, e rispetto ad altre partite comunque abbiamo creato 5-6 palle gol abbastanza pulite anche, e non si è riusciti a fare gol. La differenza penso sia stata quella, perché abbiamo preso 3 tiri in porta, penso. Uno prima del gol, il gol è un'altra occasione su un mezzo rimpallo, nient'altro. Loro hanno fatto 3 tiri, un gol, e noi ne abbiamo fatti di più e non abbiamo fatto gol. La differenza poi si riduce lì.